qui alla Mondadori dei Campi Flegrei, Gabriella Paparone ci ha dato un attimo di spazio per poter fare un firmacopia in vista di una serie di presentazioni che ci saranno con Livia Carandetta. E quanti figli hai quando l'attesa di un bambè dura più di 9 mesi? Un libro particolare, dolce, scritto benissimo, molto diretto, con le giuste aggettivazioni. Un libro che secondo me dovrebbe essere letto da molte donne, ma anche da molti uomini, proprio per far meglio comprendere quante volte si è indelicati a fare tante domande a chi magari si è sposato soltanto da una settimana. Ma non soltanto da una settimana, in generale i consigli non richiesti non sono appunto graditi. Molte volte c'è un universo di sofferenza all'interno del mondo femminile che non vuole, non può essere svelato. Quindi il primo consiglio che il libro vuole dare proprio ai lettori o agli aspiranti tali è quello di evitare quelle domande che possono suscitare delle emozioni particolari, perché poi si può essere non pronti a sostenere la risposta. Una protagonista che appunto all'inizio insomma è molto scevra da qualsiasi tipo di condizionamento, anzi quasi in maniera giocosa prende tutte queste richieste o questi consigli da zie, nonne, amiche, donne che alla fine si trova circondata da tutte amiche sposate che o hanno partorito, o stanno per partorire, o sono in allattamento, in uno stato di stress che l'angoscia ancora di più. Sì, l'angoscia ancora di più, ed è proprio quello che fa vacillare la sua apparente serenità, la sua apparente stabilità. Devo dire che questa nota della simpatia, dell'ironia, la salva poi in fondo, perché al di là dell'attesa vera, io non posso chiaramente spoilerare l'epilogo di questo libro, ma al di là di tutto, quindi della narrativa, della storia, quello che salva questa donna da tutto questo caos è proprio l'ironia, il prendersi poco sul serio, o comunque prendersi sul serio ma riuscire a giocare anche su quelle che sono le vicissitudini o le esperienze più nefaste che poi la vedono protagonista, appunto. Qualcuno ti ha chiesto, ma c'è un autobiografismo o meno? Io non te lo voglio chiedere né lo voglio sapere, voglio che ci sia questo dubbio e questa incertezza nell'approccio a questo libro, mentre invece ti chiedo da donna, sì. Secondo te tu sei mamma di due bambini, un bambino, quanta difficoltà, quanta facilità invece è stata la tua esperienza di sposa e di persone che ti chiedono, ma figli, ma quando, ma ci stai pensando, come se manco fosse una cosa, uno scende in libreria, compra 3 libri, i testi più belli, e se li porta a casa li può leggere e farli propri. Esattamente, è proprio quello che il libro vuole comunicare. Devo comunque per onestà intellettuale dire che ci sono dei riferimenti biografici, ed è stata proprio la mia storia, quindi il non essere diventata immediatamente mamma, immediatamente rispetto alle mie aspettative, ma ancora più rispetto alle aspettative appunto esterne, come dicevi tu, ai condizionamenti, che poi mi ha spinto a scrivere questo libro. Questo libro è stata un'urgenza, un desiderio di mettere nero su bianco tutto quello che erano appunto queste emozioni così forti, così violente, che hanno caratterizzato per lunghi anni la mia esistenza e il mio voler diventare mamma. Poi è andata insomma come è andata. L'hai usato tu, nero su bianco, colori, quanto colore e quanto nero e bianco c'è in questo testo? È tutto colore, è un arcobaleno di colori questo libro, perché racconta tante situazioni, tante emozioni, tanti sentimenti che avvolgono e che coabitano in questa donna. Il nero è sotto ed è tutto il dolore da cui parte poi la voglia di scrivere, ma che viene poi caratterizzato da questi colori anche più strani, anche più particolari. Forse è un miscuglio di colori, quelli che tante volte non si riesce a vedere o non si riesce a mescolare saggiamente. Il colore della vita di Livia, di invece, voglio sapere qual è. Io credo che sia il colore di questo libro, una sfumatura tra il fucsia e il rosa. C'è comunque tanta femminilità, tanto vuole essere donna indipendentemente dalla maternità, ma ancora più carico, più rosa se c'è la maternità. Perché questo libro va acquistato? Va acquistato per fare un viaggio all'interno di una donna, della storia di una donna, ma che poi rappresenta un po' tutte le donne, perché al di là del discorso della maternità o meno c'è la contraddizione che caratterizza tutte quante noi, c'è l'elucubrazione mentale che molte volte ci rovina perché veramente pensiamo tanto, e c'è la possibilità di scoprire anche per gli uomini un mondo così contorto ma anche così profondo. Quindi io lo consiglio a tutti, e indipendentemente dalla possibilità o meno di diventare mamme, è un libro che ti
si interroga e ti permette di interrogarti su tutte quelle che sono le mancanze. Quindi a una donna può mancare un figlio, a un'altra un lavoro, a un'altra un compagno e così via. C'è sempre qualcosa che ci manca e che è atteso. Quindi è un inno alla speranza, ma non all'assillo. E allora, con Livia Garandente e Quanti figli hai, dalla Mondadori di Campi Flegrei, noi ci salutiamo, però ci siamo rincorse talmente tanto che adesso dobbiamo soltanto formalizzare tutta una serie di date. Assolutamente, ci rivediamo quanto prima con la presentazione, anche insieme a Francesco Di Serio, perché ci serve una voce maschile. Questo libro occupa uomini e donne, l'abbiamo detto all'inizio, e quindi vi aspettiamo tanto, e vi aspettiamo soprattutto in tante librerie come questa qui, che Gabriella veramente porta avanti in un quartiere dove la cultura non è mai facile. Grazie Livia. Grazie Frank.